Ciao, buon gustai! Siete pronti per un'altra avventura nella cucina di Guido? Che dite? Ok, oggi facciamo il pesce. Oggi facciamo una ricetta molto particolare. Particolare nel senso che non è la regione Campania, di cui dove abito io, ma onoriamo la bellissima Sicilia. Cercherò di fare quanto più possibile questa ricetta nel modo più assoluto, che assomiglia proprio al 100% a questa bellissima ricetta. Indovinate di che cosa si tratta? Facciamo il pesce spada alla siciliana. Ok, con pochi ingredienti, ma un piatto eccezionale, favoloso e molto gustoso. Ok, andiamo subito con questi pochi ingredienti e con il procedimento. Gli ingredienti di oggi sono i seguenti. Allora, una bella fetta di pesce spada. Guardate che bella grande. Dopo la faccio in quattro parti. Dei bei pomodorini, ho preso dei datterini e dei ciliegini, delle olive nere, dei capperi, aglio, sale, del buon olio extravergine, dell'origano e del vino bianco secco. Ok, andiamo subito con il procedimento. Allora, essendo che questa bellissima fetta di spada abbastanza grande, la vado a dividere in quattro, così è molto più facile metterla in padella e per girarla. Ecco qua. Adesso prendiamo i pomodorini, li tagliamo a metà in base alla loro grandezza, altrimenti le facciamo in quattro parti. Questo qua, che è un po' più grandicello, lo tagliamo in quattro. Ecco qua. Abbiamo tagliato i pomodorini. Adesso li andiamo a farli appassire in una bella padella con aglio e olio. Allora, prendiamo una bella padella, giusto che ci va tutto il quantitativo di questo pesce spada. Andiamo ad aggiungere un bel filo d'olio. Mi raccomando, olio extravergine. Mettiamo due spicchietti d'aglio. Ecco, facciamo rosolare un po' l'aglietto nell'olio. Devo metterci attenzione con l'olio bollente, magari con residui d'acqua di pomodori, può schizzare. Ok. Lasciamo appassire i pomodori. Abbiamo fatto cuocere i pomodori un 10 minuti, si sono caramellati. Togliamo l'aglio. Ecco, guardate che bella cremosità che ha già assunto questo bel sughetto. Adesso aggiungiamo questi altri ingredienti. Le olive nere, deve aggiungere olive taggiasche, dei capperi, poi vado a metterci un po' di origano, giusto per dargli quel sapore e quel profumo adatto a questa ricetta. Ok. È il momento di metterci il pesce spada. Adagiamolo nei quattro angoli. Ecco qua, vedete? Io gli vado a mettere un pochettino di sale già sopra, ma giusto giusto un po'. Facciamolo insaporire e poi lo giriamo. Dopo 5-6 minuti andiamo a girare il pesce spada. Guardate già che bel colore che ha preso, eh? Guardate qua, che profumo. E adesso ci vado ad aggiungere per ultimo un goccio di vino bianco secco e lo facciamo evaporare, così insaporisce tutto il composto. E una volta che è evaporato tutto l'alcol del vino, abbiamo un ottimo
risultato. Lo copriamo un attimino così con il vapore si cuoce anche sopra e aspettiamo 5 minuti. Ok, abbiamo tolto il coperchio, così facciamo finire di evaporare tutto l'alcol del vino. Guardate che bello, eh? Mamma mia, c'è un profumo che lo assaggerei già subito. Io gli vado a mettere un po' di prezzemolo. Qualcuno mette anche la mentuccia, però io preferisco, per i miei gusti, il prezzemolo. Il prezzemolo sul pesce va bene sempre, ricordatelo. Con le ricette di pesce sempre aglio, olio e prezzemolo. Non vi sbagliate mai. Ancora 2 minuti e il nostro piatto di oggi è cotto. Allora, come mio gusto, io ci vado ad aggiungere 2 pezzettini di peperoncino. A me il peperoncino piace un po' dappertutto. Guardate che cremosità. Tutti gli ingredienti si sono amalgamati con il pesce spada. Il pesce spada è un pesce molto tenero, senza spine, quindi c'è solo una spina centrale, che sarebbe la schiena. Ecco qua. Adesso spegniamo e impiattiamo. Andiamo subito per l'impiattamento. Guardate che bel sughetto che è venuto, eh? Guardate qua. Un bel pezzettino di prezzemolo come decorazione. Ed eccoci qua. Il piatto di oggi, bello pronto e molto gustoso da mangiare. Pesce spada alla siciliana. Adesso vi faccio vedere la cottura all'interno del pesce spada. Guardate che tenero, eh? Proprio cotto al punto giusto, sia diciamo sul lato che al centro. Guardate che tenerezza, eh? Vedete? Proprio tenerissimo. Perciò dicevo io prima, se gli fate mangiare anche ai bambini, questo è un ottimo piatto anche per loro. Ok, andiamo subito all'assaggio. Il piatto di oggi, cosa ne pensate? Cosa ne pensate di questo bellissimo piatto di oggi? Guardate che bei colori, eh? E poi dobbiamo dire che questa ricetta degna di essere una ricetta eccezionale di una regione eccezionale, favolosa su tutti i livelli, su tutti i punti di vista, a 360 gradi, sia come regione, come area, come ambiente, come tutto, come persone. La cucina siciliana, spero di onorare questo piatto, di averlo fatto in modo che non ci sia niente di particolare, però onoriamo questa bellissima regione, cioè la Sicilia. Ok, io adesso vado ad assaggiare e vediamo un pochettino come è venuto il nostro piatto. Guardate com'è cotta, oh, proprio buonissima. Un po' di sughettino. Si scioglie in bocca, però mi piace anche con un pezzettino di pomodorino. Ecco qua, vedete? Un'olivetta. Troppo buono. È una ricetta semplice, l'importante è che il pesce spada sia di qualità, di fresco,
si trova anche congelato, perché adesso nei supermercati abbiamo tanto di quel cibo anche sul gelato. È buono lo stesso, però chiaramente se è fresco ha tutto un altro sapore. Quindi questo devo dire. Spero di aver fatto questa ricetta buona. Questa ricetta ci sono pochi ingredienti, ma pochi ingredienti giusto per dargli quel sapore a questo favoloso piatto, questo pesce spada alla siciliana. Poi se c'è qualcuno che magari vuole abbinare qualche altro ingrediente, ho visto qualcuno che abbina i pinoli, un po' di mentuccia, chiaramente da regione a regione, da provincia a provincia può cambiare qualcosina. Quindi non mi meraviglio se c'è qualcosa che io non ho messo. Ok, se vi piace questa ricetta, fatela anche voi e mi raccomando, scrivetelo sotto qui ai commenti come è venuta, come l'avete fatta voi. E se vi è piaciuta, mi fa molto piacere che vi iscrivete al mio canale La Cucina di Guido. Mi raccomando, è gratis. Ricordatevi sempre di accendere la campanellina per le notifiche, così quando posterò la prossima ricetta vi arriverà una notifica che io ho postato un'altra ricetta. Ok, io adesso vado a gustarmi questo piatto, abbinerò un buon bicchiere di vino rosso. Ok, io vi auguro buon pranzo, grazie per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!